Questo gatto affetto da Lyssa virus, una rabbia che però in questo caso proveniva da un pipistrello. Ecco, che tipo di attività avete fatto in questi giorni? Questi giorni è continuato il piano di sorveglianza straordinaria e di aggiornamento epidemiologico che avevamo programmato, di cui era stata data comunicazione anche alla stampa, che è consistito nel identificare tre zone ad Arezzo, tre zone concentriche, in cui si sono, partendo dalla zona del focolaio, una zona rossa che è quella a maggior rischio, una zona gialla che è ritenuta a rischio medio e una zona bianca che è oltre 3 km dal focolaio, si ritiene sia una zona a basso rischio epidemiologico. I controlli sono stati effettuati in tutte le colonie presenti nella zona rossa, non hanno dato nessun riscontro positivo, intendendo per riscontro positivo rilievo di elementi che facessero pensare a ricondurre in qualche modo all'infezione rabida che era stata riscontrata nel focolaio zero. Quindi siamo soddisfatti al momento e continuiamo a fare le verifiche che ci siamo proposti. Ecco, voi avete controllato appunto anche le colonie feline, poi è stato inviato questo messaggio, insomma, alla popolazione di denunciare il caso di morsicatura, posto che va denunciato comunque, però ecco, magari in questa fase con un pochino più di attenzione. Sì, il sindaco ha emesso un'apposita ordinanza in cui invita la cittadinanza a indicare qualsiasi variazione di comportamento abbiano i propri animali ed in particolare a segnalare le morsicature che magari ufficialmente non verrebbero comunicate, ma che in questo caso invece è molto importante conoscere. Si fa evidentemente riferimento a morsicature che abbiano una qualche connessione con un cambio caratteriale dell'animale, non con morsicature magari effettuate giocando, eccetera. Però si rimanda alla valutazione ai tecnici dell'ASL. Ecco, invece da Padova sono arrivati insomma degli esperti che hanno controllato queste colonie di pipistrelli. Per il momento, lei ci diceva, non hanno trovato grandi problematiche. Sì, il Ministero della Salute ha costituito un gruppo scientifico in cui vi lavorano oltre personaggi studiosi del Ministero e studiosi dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, anche personaggi della nostra ASL, il dottor Barneschi, direttore di unità operativa di sanità animale, e svolgono la parte scientifica. Le ricerche effettuate presso le colonie di pipistrelli di Arezzo non so bene che risultati abbiano dato, ma so che non sono stati riscontrati grossi nuclei. Poi i risultati della ricerca evidentemente saranno comunicati in un secondo momento. Alla nostra equipe della ASL, l'equipe dell'unità funzionale, rimane l'aspetto logistico, mentre l'aspetto scientifico è demandato a quest'altro gruppo. Quindi insomma sostanzialmente c'è un po' da aspettare e continuare a monitorare la situazione, questo è il senso. Esattamente così, si chiede pazienza anche alla cittadinanza che si trova a soffrire di alcune restrizioni che evidentemente in condizioni epidemiologiche favorevoli non avrebbe.